Fermata la banda, i carabinieri di Sesti Levante hanno individuato e bloccato i ladri dei furti delle collane d'oro. Tutti liberi, i tre arrestati nuovamente per le strade del Tiguglio in attesa del rito abbreviato che si terrà il 30 giugno prossimo. La cronaca del fine settimana, uno sparo a Santa Margherita Ligure, due incidenti stradali, ecco gli interventi che hanno impegnato lo scorso weekend le forze dell'ordine. Beatificazione per Don Nando, prete Rinaldo euforico per l'inizio del percorso della canonizzazione. Ecco la spiaggia per disabili, inaugurato ieri a Sesti Levante l'arenile dedicato ai disabili, rientrante nel progetto Noi Andiamo al Mare. Cresce la febbre, grande attesa per venerdì alle ore 18 di turno Italia-Costa Rica dei mondiali di calcio. Buonasera dalla redazione del TG Tiguglio, avete letto, avete sentito i titoli e abbiamo due notizie che sono collegate. La prima è molto positiva, nel senso che i carabinieri di Sesti Levante al comando del tenente Gabriele Fabian, in una serie di appostamenti ma poi comunque di un intervento, sono riusciti a bloccare un'auto con targa straniera con a bordo 4 rumeni, uomini e donne, tutti pregiudicati per furti aggravati, e anche un minorenne che è stato invece denunciato. Quindi 3 arresti, una denuncia, e sono state recuperate, pensate, 17 collane d'oro per un valore di circa 25.000 euro. Naturalmente nei giorni scorsi, magari a volte non abbiamo neanche dato notizia, però sia a Lavagna che Chiavari, ma soprattutto a Sesti Levante, si sono verificati dei furti e anche degli scippi per strada, soprattutto una rumena riusciva a distrarre le signore, soprattutto anziane, poi l'altra strappava o gli altri strappavano le catene. E appunto, quindi c'è stata questa operazione. I carabinieri di Sesti Levante hanno preso i 3 arrestati in flagranza di reato e li hanno condotti a Genova al tribunale. E qui purtroppo viene la seconda notizia, che è molto negativa, nel senso che i 3 rumeni, che sono tutti, ripeto, pregiudicati per questi reati, anche per tante altre cose, sono stati rimessi in libertà, perché il giudice, naturalmente c'era la fila di avvocati, perché purtroppo anche questa è una situazione che gli avvocati difensori, anche se prendono poco, lo Stato qualcosa dà, e quindi hanno fatto a gara a difendere questi 3 personaggi, che sono stati rimessi, ripeto, in libertà, quindi sono già di nuovo su Chiavari, Lavagna e Sesti Levante. E il 30 giugno prossimo ci sarà il processo, ammesso che loro restino in Italia ad aspettare il processo, con rito abbreviato, quindi hanno avuto anche questa possibilità, quindi avranno uno sconto della pena di circa un terzo. Naturalmente lasciamo, come ovvio, i commenti alle persone per bene, alle persone, ai nostri telespettatori, che potranno capire anche il disappunto che ovviamente non è stato espresso da parte dei carabinieri, che hanno impiegato tanto tempo per riuscire ad individuare questi loschi individui, sono riusciti a fermarli, ad arrestarli, e poi con il risultato di vederseli di nuovamente a Sesti Levante per le strade. Bene, cioè male. Ora procediamo con un'altra notizia che viene da Lavagna. C'è stato un pestaggio violento fuori dalla discoteca Sollevante. Un ragazzo di 25 anni è stato accerchiato dal cosiddetto branco e picchiato, con numerose ferite al volto. Ne avrà per 20 giorni. In questo caso la polizia sta indagando per cercare di capire che cosa sia successo. Sempre in materia di cronaca, di microcriminalità, chiamiamola come la si vuole, sono giunte in redazione diverse telefonate oggi, che poi naturalmente abbiamo girato al comune di Sesti Levante, in quanto dicono che nel canneto tra l'ospedale e la via Valle Ragone all'interno vivono decine di persone che dormono purtroppo con delle piccole baracche di cartone, ma che in effetti si trovano su un terreno tratto un po' privato e un po' comunale.
pensiamo che l'amministrazione comunale abbia già deciso di intervenire per riuscire anche a ripulire l'intera zona. Adesso abbiamo un servizio di Elisa Folli su un resoconto del fine settimana che ancora una volta ha visto diverse notizie in negativo. Vediamo. Panico a Santa Margherita Ligure per lo sparo fatto con una scacciacani utilizzata da un ragazzo la notte della vittoria dell'Italia in Piazza della Libertà. Spaventati e fuggiti alcuni ragazzi. Il 19enne moldavo è stato fermato dai carabinieri e denunciato. I militari hanno trovato la pistola ed un'altra arma salve all'interno del suo zaino. Sempre durante la notte i carabinieri hanno rilevato un incidente stradale. Si tratta di un tamponamento. Un ragazzo di 19 anni ha scontrato una coetanea a bordo di un altro veicolo ed è scappato. Lui alla fine è stato fermato. E la giovane ha avuto bisogno delle cure mediche e del pronto soccorso. Invece a Lavagna una macchina si è incastrata tra la strada ed un palazzo per colpa del guidatore ubriaco. È successo all'altezza del semaforo tra Corso Buenos Aires e via Cesare Battisti. Ora abbiamo una notizia che può sembrare curiosa, ma che anche simpatica, viene da Leivi. Abbiamo una signora, una nostra telespettatrice, che insomma è molto arrabbiata perché dice che ci sono degli orari, ci devono essere, ci sono degli orari per bruciare le sterpaglie, gli avanzi, diciamo, del lavoro agricolo, però che questi orari in sostanza vanno rispettati perché la gente ha diritto anche di stendere i panni e tenere aperte le finestre. Vediamo il servizio. La problematica è che molti abitanti della zona non rispettano questa ordinanza e quindi bruciano fuori dagli orari stabiliti, fuori dai giorni stabiliti. E inoltre bruciano spesso sostanze tossiche tipo plastica o contenitori che hanno contenuto il concime, sacchi che hanno contenuto il concime e quindi infestano la zona. Vorrei anche far notare che quando io chiamo perché intervengano le varie forze dell'ordine, a iniziare dal vigile urbano, quasi mai si fanno vedere. Quindi l'appello che fa è quello che volevo L'appello che sentire. faccio è quello ai cittadini e in secondo luogo a chi è tenuto a fare rispettare l'ordinanza di intervenire perché gli altri cittadini sappiano quando possono tenere le finestre aperte, quando possono stendere il bucato, eccetera, eccetera. Io credo che quando ci sono delle regole vadano rispettate. È come col semaforo, quando si trova al rosso non si passa. È così, se la domenica non si può bruciare, è giusto che non si bruci e se qualcuno sgarra, le autorità sono tenute a fare rispettare questa ordinanza. Vorrei anche dire che un paio di anni fa fu lanciata una campagna contro le deiezioni dei cani e in quell'occasione la cittadinanza insorse come un sol uomo con cartelli, dimostrò un'enorme creatività per far rispettare questa cosa. Io vorrei che lo stesso zelo fosse messo per fare rispettare anche l'ordinanza sui fuochi. Noi abbiamo raccolto questa testimonianza che naturalmente ora la stagione, non certamente in queste ultime 2 giornate, però poi la stagione siccitosa estiva, oltretutto prevede proprio di fare molta attenzione perché si è scoperto poi che tutti gli incendi, la maggior parte quantomeno degli incendi boschivi, sono stati determinati dagli fuochi accesi dai cosiddetti contadini part-time. Ora una notizia di servizio a Santa Margherita Ligure. Idrotiguglio comunica che al fine di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani sarà sospesa l'erogazione in diverse vie: Corso Matteotti, via Giovanni Plinio, via Goito e la piazza San Bernardo, via 25 aprile. Questa era per... E allora, già che siamo nelle notizie di servizio, ricordiamo anche che è in atto fino a domani lo sciopero dei fai da te, quindi del self-service. Gli erogatori di carburante sono stati bloccati a causa dell'agitazione indetta dalla FAIB Confesercenti, dalla FEGIGA CISL, dalla ANISA Confecommercio. Mercoledì lo sciopero dei benzinai sarà invece totale. La protesta è contro i prezzi imposti dalle compagnie e contro il silenzio delle istituzioni. Qui c'è la vecchia storia che nelle tariffe della benzina paghiamo ancora alcune situazioni come la diga, la tragedia del Vajont degli anni 60 e quant'altro. Adesso voltiamo pagina, parliamo di una festa che c'è stata a Sesti Levante.
e che riguarda la spiaggia per disabili. La giornata certamente non era delle più belle, ma il senso della cosa è che finalmente c'è a Sesti una spiaggia completamente gratuita e a disposizione di quanti hanno difficoltà a deambulare in spiaggia. Vediamo. È stata inaugurata ieri mattina a Sestri Levante la prima spiaggia completamente accessibile ai disabili. Il progetto Noi Andiamo al Mare nasce infatti dalla richiesta portata all'attenzione dell'amministrazione lo scorso agosto 2013 da alcuni giovani disabili che chiedevano di confrontarsi sui temi di una migliore fruibilità anche degli arenili. Il comune si è avvalso della consulenza dei diretti interessati, nel frattempo costituitisi nell'associazione Noi Andiamo, e della visita di alcune esperienze già avviate ben funzionanti, fra cui la spiaggia per tutti di Santa Margherita Ligure. Dice Marco Carbone, vicepresidente dell'associazione Noi Andiamo: l'esigenza per questo tipo di utenza si può soddisfare con attenzioni semplici e facilmente attuabili. La spiaggia infatti non è normalmente frequentabile da persone che utilizzano ausili per la mobilità, e per questo abbiamo fortemente voluto e creduto nel progetto. L'attività dell'associazione non si fermerà, i fondi raccolti anche in seguito serviranno per fornire attrezzature anche agli altri stabilimenti che vorranno collaborare con noi. Da agosto ad oggi intensa è stata la collaborazione fra amministrazione, regione, azienda nuova PM che gestisce il tratto di arenile e Noi Andiamo. Uno dei principi alla base del progetto è stato quello di ottimizzare le risorse già presenti, utilizzando quindi spogliatoi, toilette accessibili, servizio ristoro, servizio doccia riservato in un contesto già facilitato dalla posizione. Al taglio del nastro l'assessore regionale Gabriele Cascino e il sindaco Valentina Ghio, che dice: raggiungiamo un obiettivo importante, rendiamo davvero accessibile a tutti una parte centrale e rilevante della nostra meravigliosa Baia delle Favole. Bene, questa era davvero una notizia importante che dà soddisfazione all'intero Tiguglio. Ora parliamo dell'altra notizia di servizio: la chiusura notturna al transito di 3 ore dalle 21 della mezzanotte di domani sulla provinciale 26 della Val Graveglia nei comuni di Carasco e di Cogorno. Un provvedimento è stato adottato alla provincia di Genova per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Prima di parlare del castello incantato a Chiavari, vi diciamo che a Rapallo l'esito della lotteria che è stata fatta dal comitato dei genitori dell'istituto comprensivo hanno superato gli 8.000 euro ricavato, appunto, è stato donato all'istituto. È stato fatto appunto pervenire al dirigente scolastico Giacomo Daneri e da parte del circolo Amici di Sant'Anna, e quindi c'è stato naturalmente un ringraziamento poi dalla scuola nei confronti dei genitori che hanno raccolto questa importante cifra. Ora andiamo a Chiavari, San Pier di Canne, Castello Incantato. Ecco quali sono i servizi che saranno offerti ai ragazzi per il centro estivo. Vediamo. Anche durante i mesi estivi il Castello Incantato di San Pier di Canne offre servizi ed assistenza alle famiglie. Ecco i contatti per chi avesse bisogno o volesse comunque ottenere qualche informazione. Il Castello Incantato quest'estate offre un servizio di centro estivo per tutto il periodo estivo e per i bambini dai 3 fino ai 36 mesi. Quindi se avete bisogno o necessità per questo periodo ci potete trovare ai numeri 0185 32 46 28 oppure al 349 16 77 564. Chiamateci pure per qualunque tipo di informazione e saremo lieti di darvele. Ecco quali sono le attività principali proposte ai piccoli ospiti da parte delle educatrici. Allora, durante il periodo estivo noi abbiamo la fortuna di avere un grande spazio esterno con giardino e terrazzo e anche degli animali. Quindi sfruttiamo questo spazio per offrire ai bambini la possibilità di avvicinarsi alla natura, quindi giardinaggio, innaffiare le piante piuttosto che piantare qualche piccola piantina, e la cura degli animali, quindi magari dare da mangiare alle caprette, osservarle, tutte queste piccole attività che ci permettono di stare il più possibile all'aria aperta. E allora noi andiamo, cioè rimaniamo a Chiavari per dire che il gruppo consigliare Noi di Chiavari organizza l'incontro pubblico Nuovo Piano Urbanistico ed Infrastrutture del Levante. Ci sarà giovedì prossimo alle ore 17.30 presso il bar San Marco in piazza Nostra Signora dell'Orto, che poi è il bar davanti alla stazione ferroviaria. Il programma prevede un saluto da parte del capogruppo Alex Molinari, una relazione di Raffaella Paita, assessore alle infrastrutture della Regione Liguria, naturalmente l'intervento
del sindaco di Chiavari Roberto Levaggi e anche degli assessori e consiglieri comunali, anche dei tecnici. La cittadinanza è invitata, quindi ricordate, giovedì alle 17.30. E noi ora parliamo anche della festa che ci sarà il 5 di luglio per Don Nando, però visto che la notizia è di oggi, è iniziato questo percorso di beatificazione per Don Nando, e a luglio ci sarà appunto sabato 5 luglio presso il centro di San Salvatore di Cogorno. Prima ci sarà una messa che sarà celebrata dal vescovo Alberto Tanasini, ci sarà poi la consegna dei premi Bontà Don Nando Negri, ma soprattutto si parlerà appunto di questo percorso importante di Don Nando Negri proprio per arrivare poi alla canonizzazione e alla beatificazione. E noi ripartiamo con una notizia di cucina, di scuola, va di moda dopo tutte le grandi trasmissioni di MasterChef. Questa volta andiamo al corso di cucina che si svolge presso i locali della Proloco di Levi. E mercoledì alle ore 19.30 ci sarà interessante, perché sarà presentato il piatto dei pansotti, che tutti conoscono, ma non è facile naturalmente da farsi, e soprattutto non è facile realizzare i pansotti. Quindi mercoledì, ricordate, prossimo, quindi 18, alle ore 19.30 nei locali della Proloco ci sarà a spiegare Luigi Mangiante. E noi ora abbiamo un servizio che riguarda la grande risposta che di pubblico che sabato notte c'è stata al Porticato Brignardello, dove è stata proiettata la partita della nazionale italiana contro l'Inghilterra. Ora è chiaro che venerdì alle ore 18 sarà di scena la Costa Rica, e si spera naturalmente che si possa replicare il successo dell'Italia e anche il successo di partecipazione. Vediamo. Buona la prima, sia per gli azzurri che all'esordio nei mondiali in Brasile hanno sconfitto sabato notte l'Inghilterra 2-1, sia per l'iniziativa voluta dal Civi di Lavagna che ha messo a disposizione dei tifosi un maxi schermo sotto il Porticato Brignardello. Scelta intelligente visto il maltempo che è piombato sul Tiguglio nel fine settimana dopo giorni di caldo africano, anzi brasiliano. La nazionale di Cesare Prandelli passa in vantaggio al 35esimo con un tiro da fuori area di Marchisio, ma viene subito raggiunta con la rete di Sturridge. A inizio ripresa il gol di testa di Balotelli, che ha fissato il risultato finale sul 2-1. Tra primo e secondo tempo due pali e una traversa. Diversi interventi decisivi di Sirigu, che ha sostituito Buffon a poche ore dall'incontro, ma i difetti delle amichevoli premondiali restano, soprattutto in difesa, in particolare Paletta. Sontuoso invece il centrocampo azzurro con Pirlo, che ormai può essere annoverato tra i più grandi geni italici con la barba, come Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. In tema sportivo dobbiamo ricordare che c'è stato un grande successo, cioè l'unica medaglia d'oro per la regione Liguria è stata vinta da un atleta di judo di Riva Trigoso, Martina Castagnola, e che ha dominato a Catania nel Grand Prix Cadetti 2014, che nei 44 kg ha vinto appunto la medaglia d'oro, superando le sue quotate avversarie, che sono entrambe, pensate, cintura nera di 2 anni più grande. Il fratello, sempre di Riva Trigoso ovviamente, Simone Castagnola, nei 60 kg, dopo un buon avvio che l'ha visto superare anche un judoka napoletano, ha poi perso il secondo match contro un altro atleta. E qui dalla foto naturalmente la premiazione di Martina Castagnola. Noi ora andiamo a Monelia, perché ripartono le visite guidate al centro storico domani. Appuntamento per tutti alle ore 21, quindi domani sera, al Palazzo Comunale di Corso Libero Longhi, ed è un'iniziativa, la guida saranno appunto portate, c'è anche la in lingua tedesca, quindi anche per i turisti la possibilità di visitare il centro storico di Monelia, capire anche come vive e nasce questa cittadina. Bene, noi siamo giunti all'ultima notizia, io vi lascio al meteo e alla programmazione di Entella TV. TG Tiguglio torna domani alle 12.45.
minuti al meteo. Ecco le previsioni per domani, martedì 17 giugno. Tempo in prevalenza soleggiato, con locali passaggi nuvolosi più frequenti sul centro ponente. Nel corso del pomeriggio formazione di addensamenti sui rilievi, in particolare quelli alpini, con possibili locali rovesci temporali di intensità debole al più moderata. Venti settentrionali in prevalenza moderati con isolati rinforzi. Le temperature previste: sulla costa 18 la minima, 23 la massima, nell'interno 13 la minima, 25 la massima.